Il programma è offerto da la revisione? Sì, mi dai il libretto. La revisione è un dovere, per essere in regola sia con la legge sia con la sicurezza al volante. Appassionati di Palermo Calcio, bentrovati con una nuova puntata di Fil Rouge Rosanero Estate, la seconda fascia quotidiana, quella dedicata alle interviste. Oggi abbiamo ospite un ex rosanero, uno che la Serie C l'ha giocata fino a poche settimane fa. Diamo il benvenuto in trasmissione, adesso lo vedrete, anche a Chicco Aiardi. Ciao Chicco, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Tutto bene, grazie. Dicevamo, la stagione tua praticamente si è chiusa giusto qualche settimana fa con il Cesena, ormai sei un decano dei bianconeri. Beh, è già qualche annetto che insomma sono qui a Cesena e perciò ho fatto un certo tipo di percorso. Quest'anno, come tutte le squadre, è stato un anno molto particolare. E noi dal nostro punto di vista siamo arrivati in una posizione tale che ci ha permesso insomma di evitare tanti problemi sia a livello medico che a livello poi di classifica, visto tutta la confusione che c'è stata in Lega Pro negli ultimi mesi. Assolutamente, Lega Pro che ormai sta concludendo la sua fase dei playoff, forse guardando anche al Palermo la speranza è che il Bari possa andare in Serie B. Beh, il Bari ha dimostrato fin dall'inizio, ha fatto un po' fatica all'inizio, però alla lunga ne è uscito e adesso ha chiaramente un organico comunque importantissimo per la categoria e ha le carte in regola comunque per poter fare il salto di categoria. È chiaro che per il Palermo sarebbe sicuramente una buona cosa. Facciamo un passo indietro. Luglio scorso il Palermo ripartiva, Serie D, un campionato che hai conosciuto anche tu l'anno scorso, vinto proprio con il Cesena. Tra l'altro in quella squadra c'era un giocatore che tu hai avuto al tuo fianco per un anno, che è Gianni Ricciardo. In Serie D ha dimostrato il suo valore, poi adesso è andato al Seregno. Secondo te forse la chance in Serie C l'avrebbe meritata o si conferma un giocatore da Serie D? Beh, Gianni ho avuto modo di conoscerlo l'anno scorso e l'ho apprezzato moltissimo, innanzitutto per il ragazzo che è, perché dà quel valore in più anche all'interno poi dello spogliatoio. E poi comunque l'anno scorso si è confermato facendo tantissimi gol e dando un contributo fondamentale per la promozione nostra. È chiaro che poi nel momento in cui tu ti confermi a questi livelli, segni tanto in una categoria, è chiaro che poi alla fine magari ci stabilisci in quella categoria, però è vero che si può anche magari puntare su Gianni, perché ormai è maturo e secondo me la sua figura la può fare anche in Serie C tranquillamente.
Tra l'altro, a proposito di palermitani, quest'anno a Cesena, anche se è proprio una parentesi veramente ristretta, hai avuto modo di conoscere anche lo Faso. Sì, Simone, poi ho avuto modo di conoscere anche Maddaloni e Ardizzone. Insomma, diciamo che c'è stata una bella colonia di palermitani quest'anno. Simone ha avuto modo di farsi vedere molto, molto poco qua perché è arrivato a fine mercato. E poi, insomma, si è inserito e alla fine ha avuto veramente poco spazio per poter dimostrare le sue qualità. È giovane. E secondo me ha tutte le carte in regola per poter fare. Chiaro che ci deve mettere molto del suo, soprattutto di testa. Tu a Palermo hai vissuto le stagioni d'oro dell'era Zamparini. Vedere il Palermo l'anno scorso in Serie D, che effetto ti ha fatto? Una brutta È stato botta. molto doloroso, è stato molto doloroso perché io Palermo la tengo nel cuore. Ogni tanto mi fermo, mi metto a pensare a quelli che sono stati gli anni passati e la parentesi di Palermo mi ricorda veramente tante tante cose belle, oltre al calcio, ma anche all'ambiente in generale, Palermo stessa, quindi ogni tanto mi viene la malinconia, sono sincero, lo devo confessare. Vedere il Palermo in Serie D, mi sono sempre detto, è una parentesi e sicuramente ne verranno fuori. D'altronde è un percorso che a livello societario purtroppo sto vedendo che tante, tante realtà importanti stanno facendo, però l'importante è ripartire con i giusti, dai, con un giusto progetto. Tra l'altro parlavi del legame che hai con Palermo, le presenze in Europa, levando l'Intertoto con il Brescia, la Coppa UEFA l'hai vissuta con i colori rosanero, le presenze contro il Celta Vigo e il Mladá Boleslav. Sì, vabbè, ma mi stai facendo venire un po' la pelle d'oca perché, dai, sono ricordi, insomma, quella squadra, quei periodi veramente, veramente unici e che auguro di cuore di poter, di po cioè, che Palermo e i palermitani possano rivivere il prima possibile, però ci vuole pazienza. Forse anche la speranza per i tuoi colleghi che adesso sono qui a Palermo, stanno vivendo la Serie C, ma emozioni come quelle che hai vissuto tu, forse è la speranza di ogni giocatore che viene a Palermo, perché forse sembra quasi un luogo comune, ma tutti lo dicono, chi viene a Palermo sta veramente bene come giocatore, per l'ambiente che trova e per la città. Beh, è verissimo. Cioè, come fai a star male a Palermo? Impossibile. Cioè, anche un bresciano come me, che è, insomma, polentone, possiamo dirlo, alla fine a Palermo il sole, il mare, la buona cucina, i tifosi, è impossibile non stare bene. Cioè, io trovo, sfido chiunque a non star bene a Palermo. Tra l'altro parlavi di tifosi, in quegli anni c'era il Pienone al Barbera e penso che forse al pensarci ti verranno di nuovo i brividi, i tifosi che comunque hanno dimostrato anche in Serie D il loro attaccamento, la media di 20.000 spettatori è il segno comunque di come il pubblico palermitano sia vicino alla squadra. Sì, è un po' una dinamica che è un po' accaduta anche qui a Cesena, cioè sono due piazze molto, molto esigenti, molto calorose dal punto di vista della tifoseria. È chiaro che in rapporto Palermo è una città molto più grande, però aver avuto la fortuna comunque e l'onore di giocare in una piazza come Palermo e poi anche Cesena mi fa sentire veramente molto bene, quello sì. Hanno dimostrato anche quest'anno comunque che non c'è categoria che tenga, ma quando c'è la passione fa sempre la differenza, non c'è nulla da fare. Assolutamente. Ti chiedo, negli anni a Palermo ti sei ritrovato anche davanti a altri colleghi portieri di livello pari sicuramente al tuo? C'è stata poi magari la possibilità di tornare a Palermo dopo il tuo addio nel 2007? 2008, scusami. Beh, non se n'è più parlato, non se n'è più parlato, quello ti dico la verità, non se n'è più parlato, anche se ogni tanto a me sarebbe comunque piaciuto poter magari riallacciare un discorso con Palermo e con i palermitani, quello sì. Beh, Ma di quegli anni qual è il ricordo più bello che porti dentro? il ricordo più bello che porto dentro, ah, ce ne sono tanti, insomma. Faccio fatica a trovarne uno. Anche Non perché hai lo vissuto so. giocatori di altissimo livello in quegli anni, campioni del mondo.
Beh, quando sono arrivato a gennaio del 2006, insomma, avevo davanti una difesa niente male tra Cristian, Andrea, Grosso, Fabio Grosso, insomma, Barbarone, Corini in mezzo al campo, attaccanti di A un certo ripensarci quasi livello. l'Atalanta di oggi sembra una squadra 10 volte inferiore rispetto a quella del Palermo, se ripensiamo indietro. Sì, guarda, veramente era veramente una grandissima squadra. Ma di quei compagni c'è qualcuno che ti ha impressionato maggiormente? C'è un giocatore che dici, cavolo, questo è forse il più forte che abbia mai incontrato nella mia carriera? Beh, io quando sono arrivato rimasi già impressionato da Andrea, da Barzagli, per la facilità che comunque aveva nel leggere certe situazioni, poi anche a livello fisico. Una spanna sopra gli altri, cioè, poi si è dimostrato poi con il passare degli anni un vincente, un campione, anche perché poi lui di testa era di un'altra categoria e anche a livello fisico si è dimostrato veramente un campione. Quindi sono rimasto subito colpito da lui, poi chiaramente dall'esperienza, dal modo di sapersi fare di Eugenio in mezzo al campo. Io ero molto giovane, avevo 22-23 anni, e poi insomma anche a Mauri davanti l'anno dopo, cioè il primo anno che venne a Palermo fu veramente devastante. Tra l'altro quella squadra sfornò diversi allenatori, Corini, Grosso, ma c'è anche Fabio Caserta che è stato tuo compagno un anno a Palermo e che sembra uno dei candidati, anzi senza il sembra, è uno dei candidati per la panchina del Palermo. Come lo vedresti sulla panchina del Palermo? Beh, Fabio ha dimostrato già l'anno scorso con la Juve Stabia di saperci fare. Una chance perché no, gliela si può dare tranquillamente, secondo me ha tutto per giocarsi la sua chance, perché bisogna credere nelle persone e se la società punta a un profilo del genere farà sicuramente le sue valutazioni molto attentamente. È chiaro che poi a Palermo pretendono e sicuramente vorranno fare già subito il salto di qualità, perciò è una responsabilità non da poco. E tra l'altro parlavi, Palermo è una piazza che pretende, non nascondiamoci, dopo la Serie C, dopo la vittoria della Serie D, sembra quasi un obbligo vincere il campionato di Serie C, anche se non è facile come sembra. Hai detto molto bene, è da sottolineare perché molti, anzi il 99% delle persone da fuori dà sempre per scontato, perché ti chiami Palermo, perché ti chiami Cesena nel nostro caso, ma non è affatto facile perché ogni anno spesso si cambiano 10-15 giocatori, bisogna ricreare lo zoccolo duro, bisogna dare quello che è il cuore dello spogliatoio e ti fa fare poi la differenza. Poi è chiaro che servono le qualità, servono investimenti, perché al giorno d'oggi si fa fatica a improvvisare. Ti può andare bene una volta in 10 anni, 11, però con la programmazione, e mi viene in mente, come dicevamo all'inizio, il Bari ha fatto le cose a modo e difatti adesso sta raccogliendo i frutti. Assolutamente. Tra l'altro, forse a differenza del girone B che hai vissuto tu quest'anno, il girone C non parliamo qualitativamente, ma forse ha delle piazze che sono un po' più calde, penso Avellino. La speranza è che il Palermo non possa forse incontrare il Bari perché sarebbe un grande ostacolo verso la promozione, ma penso anche Catania, insomma, ci sono veramente tante grandi piazze. Sì, è un girone caldo, un girone che io non ho mai avuto modo di fare in Lega Pro. È chiaro che è un girone molto complicato, Non si parla di quindi. qualità perché comunque quest'anno tu hai affrontato squadre come Padova, Carpi, Reggio Audace, insomma, squadre che erano di altissimo livello. Sì, esatto. È anche vero che poi quando hai a che fare, come dicevamo prima, con certe piazze molto, molto importanti dal punto di vista, insomma, del tifo, bisogna saper fare costruire anche una squadra che sia in grado poi di non soffrire comunque quella che è la pressione. Perciò spero che il Palermo faccia comunque costruisca un'ottima squadra per la Serie C, perché deve almeno provarci per fare il salto di qualità.
Tra l'altro, dalla rinascita è cambiata anche la presidenza, è tornato un palermitano a sedere sulla poltrona più alta di Viale del Fante. È una differenza sicuramente sostanziale rispetto agli anni che hai vissuto tu con Zamparini, che era sì un presidente, ma lontano fisicamente dalla squadra. Sì, si può dire che alla fine quando ci sono imprenditori o comunque persone legate al territorio, le responsabilità aumentano, si cerca di fare le cose con maggiore passione e chiaramente c'è anche maggior controllo rispetto magari a una proprietà che è più lontana e che deve comunque dai, affidarsi da lontano ad altre persone. Questo è una buona cosa, secondo me, io la sposo pieno. Il presidente del territorio può fare la differenza. Chico, tu hai 37 anni, non voglio dirti che sei vecchio perché sei ancora giovanissimo, poi la vita dei portieri è veramente lunga, la propria carriera, ma Chicco Aiarri cosa vuole fare da grande? Ma È una diciamo domanda che magari che ti sei posto. Mi sono posto, ma è come quasi, cioè come che io ogni volta cerco di escludere un po', non mi voglio dare una risposta perché anche prima mi sono allenato, è da marzo che mi alleno comunque tutti i giorni, ho ancora voglia, una voglia matta di stare sul rettangolo verde e potermi giocare le mie carte perché mi sento bene e questi 20 anni di carriera, insomma, tra alti e bassi mi hanno fatto star bene e voglio continuare finché comunque il fisico e la testa mi diranno di andare avanti. Poi è chiaro che verrà un momento in Buffone, forse è cui. la dimostrazione che oltre i 40 si può andare tranquillamente. Sì, ma lui stesso, io ascolto molto attentamente le parole di Gigi. Quando dice mi diverto, sto bene fisicamente, non ho acciacchi, di testa sono libero e tutto quello che arriva me lo godo, fa bene perché poi. Bisogna rendersi veramente conto che la vita al di fuori della carriera calcistica è veramente complicata. Io, anzi, me lo sono sempre anche detto fino in tempi in cui ero molto più giovane, quindi spero di aver fatto qualcosa di buono nella mia vita privata e, insomma, dopo, in modo da poter affrontare il futuro con un maggior pizzico di serenità, insomma. Però la mia intenzione è rimanere nel calcio, quello sì. Ancora a Cesena? Boh, vediamo, adesso io sono libero, il contratto in scadenza il 30 giugno, ho avuto, e faremo altri discorsi, adesso è ancora prematuro perché il mercato quest'anno, come ben sapete, è un po' complicato, i budget anche devono essere ancora stabiliti per la Lega Pro, le società insomma devono ancora completare la stagione, e può essere che magari non faccia anche altre considerazioni e insomma andare anche da qualche altra parte, però in questo momento sì, la mia priorità è il Cesena. Vediamo anche cosa succederà perché non si può neanche aspettare in eterno. Assolutamente. Ma secondo te questa emergenza Covid che c'è stata negli ultimi mesi sicuramente darà uno scossone al calcio italiano? Secondo te i prossimi campionati, quelli che inizieranno il 27 settembre, saranno qualitativamente superiori o inferiori rispetto agli anni passati? Oddio, bella domanda. Io credo che molte società abbiano comunque abbassato i budget e secondo me probabilmente sarà bravo, la spunterà chi cercherà di lavorare bene magari con un mix giusto di giovani e meno giovani. Poi è chiaro ci saranno sempre quelle società che hanno maggiori disponibilità rispetto ad altre, però. Alla lunga i valori di certi giocatori ti faranno la differenza, quello senz'altro. Però qualitativamente mi aspetto un campionato più o meno dello stesso livello dell'anno scorso. Tra l'altro già nel girone C c'è per esempio l'Avellino che ha annunciato Braia e ha annunciato di avere ambizioni per esempio di vincere il campionato. Quindi si prospettano diversi avversari per il Palermo. Senz'altro, sarà molto combattuta, sarà com molto combattuto il girone del sud, quello senz'altro. E magari speriamo di vederti a Palermo o
in rosanero, chissà, magari è un sogno di mezz'estate, o anche da ospite a vedere qualche partita al Barbera. Sarebbe bello, visto che comunque i tifosi del Palermo hanno ancora in mente Checco Agliardi. Sarebbe veramente molto bello, perché no? Mai dire mai. Io, anche se ho 37 anni e sono qui ormai in Romagna da 6 o 7 anni, ci metto un giorno a fare la valigia, quindi avete già capito. Sarebbe sicuramente bello. Grazie Chicco per la tua disponibilità. Speriamo di tornare a vederci presto. È stato un piacere, grazie a voi, buona giornata.